La cosa più bella che può fare un artista del valore di Cookie è storicizzare se stesso allestendosi la mostra più bella della sua storia. Un ritratto inedito, Enzo Cookie, con oltre 200 opere al Maxi, molte mai esposte, tra lavori monumentali, disegni, piccoli bronzi, ceramiche, grafiche e libri. Sanno che fare con la luce, cara amica persona. Quindi io, il mio problema è assolutamente tentare di segnare, di rubare un segno, quindi anche in territori molto, pericolosi e difficili, perché c'è una doppia qualità di segno in questo, quando due reti sovrapposte, ci vuole molto talento come quello che ho io. Nell'arte di Enzo niente è mai scontato, quindi abbiamo quadri che diventano sculture, sculture che si proseguono nelle loro basi, abbiamo appunto piccoli dipinti che fuoriescono dalla loro cornice. È saltato tutto, ne ho la primavera, l'estate, almeno mi dà quella sensazione lì adesso, dopo tanti anni. Nessuna cosa che si fa, la si fa da soli, tanto più quando si mostra in una struttura come il museo. È necessario che altri insieme a te ci vengano, insomma, contribuiscono, per non dire, no, che hanno tanta pazienza a venirmi dietro. Le opere che vedete intorno a noi potrebbero essere state fatte in altre epoche e in altre culture. Enzo Cookie ridefinisce quindi la possibilità che abbiamo di relazionarci alla nostra storia. È un alchimista perché opera con la materia, la dissolve, la trasforma, la scioglie, la raggruma e la trasforma in tante cose diverse, ceramiche, bronzi, grafica, disegni. È un maestro del saper fare.